Questi 30 secondi rappresenteranno Arezzo e la Fiera Antiquaria sugli schermi di Sky prima e di Rai poco dopo. È questo infatti lo spot realizzato da Fotogirando in collaborazione con l'Ente Fiera e la Camera di Commercio di Arezzo, che farà volare la manifestazione oltre i confini provinciali e regionali. La Fiera Antiquaria fa un salto di immagine insomma notevole, forse era quello che un pezzettino diciamo di quello che poteva mancare alla promozione di questa manifestazione. Sì, andare su Sky veramente è il primo passo per poi insomma arrivare e approdare sulla Rai. Chiaramente dobbiamo ringraziare la Camera di Commercio, perché senza somme non possiamo fare niente, ma dobbiamo anche ringraziare le persone che qui in città, in particolare Alessandro Farsetti, Fotogirando, con tutto il suo staff, che ci hanno permesso di risparmiare alcune somme che permetteranno di far vedere molto di più il video, perché chiaramente questo è un costo che noi abbiamo fatto in casa, e devo dire però fatto in casa veramente vuol dire fatto bene in questo caso. Ma noi crediamo tantissimo sul turismo, sulla promozione del nostro territorio e della nostra provincia, e nello specifico per quanto concerne Arezzo ovviamente abbiamo questa perla, questa eccellenza che è la Fiera Antiquaria, e quindi spero che sortisca l'effetto desiderato, che è quello di portare un gran numero di turisti nel nostro territorio. Come sarà la programmazione su Sky? Ma la programmazione su Sky partirà da fine anno, primi mesi dell'anno, ancora è da mettere a punto, insomma, però passeranno numerosi spot nel corso della giornata. Le tecniche che hai usato che avete usato? Allora, abbiamo usato per i primi 3 secondi un timelapse, cioè abbiamo registrato la piazza in 24 ore per poi raccorciarla in 3 secondi. Poi abbiamo usato il drone, che è un po' la nostra caratteristica, e poi la macchina fotografica, che permette delle inquadrature e delle sfumature che non si raggiungono con la telecamera. Dove sarà visibile, oltre a Sky e Rai, dove sarà condivisibile in rete? Allora, per un accordo che abbiamo, aspettiamo che Sky pubblichi, e poi dopo sarà su Fotogirando in dubbio, e poi su chiunque voglia condividere. Le immagini sono gratuite, le immagini sono a disposizione di tutti. Io faccio un appello a tutti, fate vedere quanto è bella la nostra città. Andate sul sito Fotogirando, scaricatevi i filmati, perché sono veramente liberi. Tutti hanno aderito gratuitamente con lo scopo di far conoscere la nostra città, quindi condividete, usiamo i linguaggi nuovi e i mezzi nuovi, quindi internet, Facebook, condividete e fate vedere che siamo in una città meravigliosa.